provino ricordo che si è svolto il 16 maggio, lo ricordo perché era il compleanno di una delle mie migliori amiche e io non ho potuto partecipare per fare questo provino. Ricordo che si è svolto al MAC e ricordo anche che affrontai la nottata in pullman per arrivare lì, perché mia mamma non sapeva niente di questo provino. E ricordo che arrivai lì alle 6 del mattino e la produzione mi vide fuori tipo al MAC verso le 9 e io avevo convocazione alle 12. Ricordo che portai un maillot dei Miserabili e che il maestro Brondi mi chiese di se poteva accompagnarmi al piano e io accettai molto volentieri. E mi fece un lungo discorso perché io in realtà ero in forza, in quanto come tutti più o meno, però loro avevano già il cast. Cercavano appunto, nel primo provino che io feci, cercavano solo Wendla, Moritz e Melchior. Quindi al secondo provino però mi hanno chiesto di preparare Marta, quindi sono sempre stata diciamo in forze avendo loro già il cast o comunque un'idea del cast. Quindi sono stata molto contenta quando mi ha chiamato Pietro, è stata una bellissima telefonata perché dopo tante spiegazioni mi ha detto che ero stata presa per il ruolo ovviamente. E ricordo che quando sono arrivata a Livorno per il primo workshop non conoscevo nessuno, gli altri già si conoscevano tutti. Io, la Tulcina Artisticotti, avevamo fatto il provino a Roma e anche il Marignetti da Battilana, credo. E quindi il gruppo era, diciamo, già formato. Si erano già incontrati questi ragazzi per 3 giorni, quindi comunque avevano già instaurato dei legami, dei rapporti. Quindi è stato strano entrare in questa realtà che si era venuta a creare. Ma che origini hai? Brasiliane. Ah, brasiliane, vedi? Sì. Io sono di Salvador de Bahia, però sono stata adottata da una famiglia italiana e quindi... Ah, ecco. A quanto tempo? Avevo un anno. Quanti anni hai? Io adesso ho 21. E... Come la vivi? Com'è? Che idea ti sei fatta? Cosa speri? La vivo benissimo. Innanzitutto perché ho l'opportunità di lavorare con dei professionisti. Da coloro che ci seguono ai miei colleghi e ho l'opportunità di imparare da tutti. Marta Bessel è un'amica di Wendla e una delle amiche di Wendla all'interno dello spettacolo ed è un'adolescente che ha subito violenze sessuali da parte del padre, fisiche e sessuali. Lei confesserà alle amiche di averle subite solo a livello di violenza fisica, infatti dimostrerà i lividi che ha sul braccio. Però poi nella canzone che canta, The Dark I Know Well, svelerà di subire appunto violenze sessuali. Svelerà anche la consapevolezza della mamma, che pur sapendo di queste violenze, tace. Che idea di atrocità ti sei fatta rispetto a questa violenza? Cioè, come pensi che stia subito la violenza? È difficile, perché è difficile capire, cioè, poter immaginare che un padre ti veda sotto un'altra forma. Cioè, se volessimo capovolgere le cose per trovare la chiave del mio personaggio, a me sembra incredibile credere che un padre possa vedere la figlia come una donna a livello sessuale. Ilse, l'altra ragazza che viene violentata, lo ha perché scappa di casa. Quindi, per quanto possa condurre una vita spericolata con persone accanto inaffidabili e pericolose, comunque lei ha preso una decisione, ha agito. Lo stesso farà Wendla, lo stesso farà Melchior, lo stesso farà Moritz. Marta rimane lì.